Cosimo, hai visto che? Guarda, in questo momento sono dei papiri qui. Bon, papà, papà, ma ti vuoi occupare un po' di tuo uomo, violaccio, no? Bon, cosa c'è? Hai visto questo pacchetto di biscotti? Sono cugiulelle fatte in Bastia. Comprate da zia Memè. E vai, allora? Come allora? L'hai vista, foto? So io, no? No, io, quello è un sosiglie. È un sosiglie, ma te ne ridi di me. Ti rendi conto che mettono una foto dappertutto, senza domandarmi l'autorizzazione e senza pagarmi? È un scandalo! È così, è un scandalo. Ma te ne ridi di me? Ma sai, se trovo quello che se ne ride di me, chi mette se vuoi tu? La gli va a cantare, ma se io sembro tonto, la dico io. E fa così, oh, fa così. Ne, se tu vedi appunto a Pedranto, Silvento, Tommaso, di lì che gli voglio parlare. Ma se ta via tua ti ho fatto dappertutto, vai che non riderebbe mica. Stavolta ci siamo. Fottuti, siamo fottuti, è finita commedia, si giode! Ecco. È finita. Bien fait. Non, ma andate andato a spedire i Wauloni. Non ha giurato anche detto nulla. Ah, mi disais che c'était trop rapide. È un po' rapido. E ciò che la DG a moglie a sera di inutile. Oh, ma basta, ne! Non ha giurato anche a ride. L'ora è grave, allora io stremo a gagne e vi tenete per voi, eh? Sì, ma se lo sono fiatato, guarda, cosa ci spiegaci? Sì. Cerca di fatti i conti di un mese e siamo male male. Vabbè, ma ogni mese è la stessa sera che sempre si sa fare, farà benino. Tous les mois c'est pareil, on a plus de sous, on va faire faillite. On va mettre la clé sulla porta, voilà. On est ruiné. E ogni mese si trova una soluzione, eh? Voilà. Beh, stavolta no. Stavolta. L'ora è grave. Fallita, fallita. Non ho più un solo in banca. Posso più pagare né Maria, né i fornitori, né l'imposta, più nulla. E la settimana che viene, sono in tribunale. Sono arruinato, so. No, ça va. Oh. Tant que t'as la santé, tout va bien. Puis tu te referas, tu verras. C'est pas la fin du monde. No, va fine. Eh? Tutto qui, per dire che... vado a mettere voi. Cosa? Quoi? Osi dirgli. Vi dico che l'ora è grave. Ma gli ho detto che sono male, perdo tutto, faillita, perdo commercio. La settimana che va non so manco come mangiare. Oh, hai una moglie e due violi. Ma guarda, stiamo a sentire, la tua moglie può andare a lavorare. I tuoi violi a momenti hanno 100 anni, tu stiamo in due. Invece che noi non ne mangiamo nessuno noi qui. Ma so, Pedranto, mi dispiace, ma non posso fare altro io. Non vero, mi strugio il cuore, dite, perché... C'était moi, ma famille. Non, mais tu vas bien trouver une solution. Non, non, due rido. Et lui, non. Et mon bois de tutto. Cosa credi che quel chi sia da Jung qui arrangia tutto? Ci vorrebbe un miracolo, ci vorrebbe. Allora, poveri! Champagne per tutti. Champagne non ce n'è più. Allora solo una bottiglia di champagne in corsa comprende zia Memè. Andiamo appena. Non degaci tu su questo, questi sigari. E com'è che tu vuoi lo champagne? Eh beh, stamane sono andato a busta a cercare un ben sulila. Sapete chi è il ciculila, eh? Se scaladi sua femme, lo so. Zitto tu! Cosa dici io? Ieri a busto hanno parlato di radiazione di telefonini che ti vuoi sciaccare il semera. Facciamo ora, né? E io portavo il docco più, come voglio già fare sta mulizzeria. Quanto? L'hai già? Ah bon? No. Ma non è mica quello che tu contai. Dimmi piuttosto di un degaccio su costume e si sigari. Ah, io beh, sono andato a busta a piamo pensione, a io compro 3 ticchette a gratta e a io guadanto. Quanto? 3 milioni? E no, tighetti! Ma soli, quanto hai guadanto? Ah, 50.000. 50.000? Sì. Quanto? Però per come interrazza ci vengo parlare di musola soli. Ah, no? Ehi. Allora, com'è che vuoi parlare solo a solo? Beh, vedi un po', ci tocca a chiodi. Oh, di già? E che ora è? No, ma un po', chiodi per sempre, siamo in fallita. Ah, mi dispiace, vedi, ma fin tanto è la salute. No, ma non ce ne potremmo più solo, tanto. E ho anche,
Non ci prestano più soli. Allora io ho la soluzione, sarebbe di domandare aiuto a un amico, vedi? Ah, io? Un amico che ha vinto un bello pacchetto di soli, vedi? Ah, io? Un amico come te? Ah, no. E perché no? Simon, ti tengo caro, ma giuro che ben siamo ritirati. Anto, sono 20 anni che tu sia ritirata. Diciamo. E beh, vedi, momenti me ne fermo manco più di che sia ritirata. Anto, si cacco i soli. Guarda che ti rimbuso. Ti posso prestare 25, eh? Ma mica di più, che il resto l'hai speso comprando il suo sigaro. Ma perché, quanto costava? Beh, 25.000. Anto, i 50.000 che tu parlavi, erano franchi vecchi. Vecchi? Ah, io, perché ora ci sei franchi noi? Hai vinto 80 euro, Antone. Camare. Tanta cosa. Siamo fritti, fottuti. Ci vediamo più che l'ampaglia e mare, mi. O allora ci vorrebbe che uno venisse e arrangia tutto, ma ci vorrebbe un miracolo, Antone, un miracolo. Monsieur, bonjour. C'est un charmant petit hôtel que vous avez là. Eh oui, mais plus pour longtemps, monsieur. Nous sommes en faillite. Ah bon? Ah, mais ça m'ennuie vraiment. Parce qu'il aurait intéressé notre agence. Votre agence? Oui. Je représente une agence de tour opérateur chinois. Et nous recherchons des hôtels dans ce genre pour loger des touristes hors saison à partir de mars. Ah bon? Vous savez que ça peut arranger nos affaires, ça, monsieur. Je peux visiter? Mais bien sûr, suivez-moi, sinon. Merci. Alors, voici notre réception. Elle vous plaît? C'est un peu petit, hein? C'est... un peu petit, mais coquet, hein? Petit, mais coquet. Oui. Hein? De plus, nous disposons des dernières innovations technologiques pour garantir un service de réservation optimum. L'informatique est dernier cri. Hein? Oui, ça bug là. Oui, enfin, ça, c'est normal. Hein? D'accord. Donc, nous allons passer au bar de l'établissement. Donc, le bar et sa décoration design. Et ça, c'est le barman, ça. Mais il y a quoi qui coupe, hein? Ben, disons que... Ben, il fait partie de la décoration design. Hein? D'accord. Et là, notre media center. C'est la télé, quoi. Oui, mais attendez. Avec plus de 398 chaînes. Ah, quand même. Ah oui. Voilà. Le ferry en provenance de Corse arrive au port de Nice. Ils sont 230 supporters venus de Bastia pour encourager leur équipe qui joue ce soir à Fréjus. Premier ah, c'est coquet. Bon, écoutez, ça, c'est normal aussi. D'accord. Nous allons passer au troisième élément de notre établissement, l'ascenseur. Ah, vous avez un ascenseur aussi. Pardi, je vous en prie, monsieur. Voilà, donc ça, c'est l'ascenseur. Ouais. Alors, l'ascenseur, il monte. Et des fois, il descend aussi. Ah, quand même, oui. Oui, enfin, c'est un ascenseur, hein. D'accord. Voilà. Coquet. Très design, hein. Je peux appuyer sur... Je vous en prie. Voilà. Et là, il va monter. Ah, oui. Oui. Alors, là, c'est normal. Et voici nos chambres. Alors, comme vous pouvez le constater, la décoration est très sobre. Ouais. Et de bon goût. Exact. Alors, ça, c'est normal, hein. La literie est neuve, donc il faut que les ressorts se fassent aussi. Hein? Bon, j'en ai assez vu. J'y vais. Non, mais attendez, je voulais vous faire voir la salle de bain avec notre merveilleux jacuzzi. C'est pas moi. Votre hôtel est charmant, mais c'est pas vraiment du luxe. Oui, mais c'est coquet, non? Oui, un peu trop à mon goût. Vous savez ce qu'il vous faudrait pour compenser? C'est un gimmick. C'est cette petite chose-là qui vous démarque des autres hôtels plus grands et plus luxueux. Sinon, je crains qu'on ne pourra pas faire de business ensemble. Vous savez ce qu'il me faudrait? Je vais vous dire, moi, ce qu'il me faudrait. Un miracle, il me faudrait. Mais je suis réaliste. Hein. Je sais pertinemment qu'il ne va pas débarquer comme ça et arriver par la porte d'entrée. Hein. Sta meglio vuole che dentro, eh? Mi, un'emica vera. Siete voi. Siete bene. E voi quale siete?
enfin, c'est des nantouis baquettes, des biscottis, des nantouis t-shirts. Oui, biscottis, des t-shirts, hein, oui. Pas dans le métro. Sodro, so gournoudo, cabine-nous dans mon voiture sans autorisation, hein, ou dronco. Prédenteur d'amour, vous. Vous, l'entier. Oh, j'y crois pas. Ou tu es Ludovic. Si les rides, nous dit mais. Enfin, on est amis Facebook, et je fais que vous envoyez des pocs, et même sur Twitter. Qui poc Facebook, c'est Twitter, je sais pas, que c'est ça, oh, Joe, connais-tu mica à Facebook? Ou tu n'as jamais usé, gros? Et aux amis, quoi, maman de Sylvain, entre Facebook, eh? Maman de Sylvain? Eh. Oui, oui, oui. Bon, à voir, qu'est-ce qu'on a? À sa vie, des gays. T'es au courant, toi? T'es au courant, hein? Pas au courant, moi. Mais ce monsieur vient souvent ici, enfin, je veux dire, c'est un habitué peut-être, parce que c'est une star, hein. C'est mon père. Mais, c'est pas vrai. Ah oui, et quand il n'est pas derrière le comptoir, il est devant. Mais vous savez, ça change la donne, ça, parce que les Chinois adorent votre père. Je crois qu'on va pouvoir jouer sur l'idée couleur locale. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Venez, monsieur, on va aller en terrasse pour discuter de tout ça, on sera mieux. Avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. Oui. Oh, si on vous faute. Il y a chacun à l'agnante. Et relax, tu es en course. Ah oui, mettez-je un outil avec le champagne gros. Mais pas les aguillés de la champagne, tu vois. Non, c'est beau, nous. Les affaires reprennent. Kiguinez, il s'est presque fait. Ah oui, ça va, Kijo. Oh, mais c'est pas vrai. Non, non. Si, allez-y. Oh, il y a vous ton alagnan, ça. Non, non, c'est Mikadou, quoi. Comment ça, Mikaé? Yo, sosie. Il est beaucoup plus beau, hein. Regardez. Cosa c'è? L'Allemagne. Ah! Elle est magnifique. Spicciamo, hai un appuntamento con stampador. Elle est pourquoi déjà, celle-là? Una macrisonive di all'alba di Amati. Cadro postressato. Rilazzo.